La Regione Abruzzo ha varato il nuovo piano rifiuti che prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo di produzione e consumo, promuovendo l'obiettivo zero rifiuti attraverso una maggiore consapevolezza degli utenti sul concetto di rifiuto come risorsa. Il sottosegretario alla Giunta regionale con delega rifiuti Mario Mazzocca commenta il piano definendolo un fatto storico per l'Abruzzo, che giunge a distanza di 10 anni dall'approvazione del precedente. Sono previsti l'allineamento con i regolamenti europei, la riduzione della pericolosità dei rifiuti, la massimizzazione delle attività di riciclo, la minimizzazione degli smaltimenti e il completamento della rete di trattamento e recupero dei rifiuti, per arrivare al 2022 con una produzione pro capite regionale di indifferenziato inferiore a 130 kg per abitante. Certamente recuperiamo un bel po' di ritardo che sicuramente non ha fatto bene l'Abruzzo, sia per quanto attiene qualità e quantità della produzione dei rifiuti, sia quindi per quanto attiene gli importi economici messi in campo per la gestione degli stessi, sia di derivazione pubblica ma anche di derivazione privata, ovvero le tasse che tutti gli abruzzesi pagano. E anche fatto assolutamente non secondario per sventare una procedura di infrazione ormai incombente. Noi stiamo lavorando ormai da 2 anni e mezzo su questo tema, ricordo anche se molto sinteticamente come ereditammo una stesura di piano in cui non c'era una scelta, ovvero fra le 3 opzioni c'era ad esempio quello dell'incenerimento.